Ciao a tutti ragazzi, come sempre benvenuti in questo nuovo video ragazzi. In questo video andiamo a vedere calciomercato la Juventus perché possiamo praticamente annunciare che Mattia Perin è un nuovo giocatore della Juventus. Manca solamente l'ufficialità, dovrebbe appunto arrivare a brevissimo, forse quando starete vedendo questo video già è arrivata l'ufficialità. Prendete ragazzi, Perin ormai della Juventus, non ci dovrebbe essere interruzioni nella trattativa. Ragazzi, secondo me la Juventus qui fa veramente un colpaccio perché prende Mattia Perin che ha 25 anni, mi pare 25-26 anni. E ragazzi, è un portiere molto giovane, come sappiamo tutti, Mattia Perin al Genoa ha fatto vedere chi è. Secondo me, ragazzi, Perin ha fatto bene a rimanere al Genoa in questi ultimi anni perché si è fatto vedere, ragazzi, infatti è stato cercato, possiamo dire, da quasi tutte le squadre italiane. Ragazzi, fossi e adesso nella società Milan, ragazzi, l'anno scorso me lo sarei preso subito perché non so se qualcuno se lo ricorda, ma l'anno scorso, ragazzi, il Milan aveva avuto un interessamento a Mattia Perin perché appunto Donnarumma sembrava più ormai non rinnovare più, se ne voleva andare. Alla fine, ragazzi, abbiamo aumentato il contratto a Donnarumma e Perin l'abbiamo lasciato al Genoa come dei polli. Quindi, ragazzi, io quest'anno Perin me lo sei preso così al volo, senza neanche pensarci, perché ha fatto anche una buonissima stagione, ha fatto tantissimi miracoli. Secondo me, ragazzi, Mattia Perin è veramente una certezza, sia per una squadra, per un club, che sia per la nazionale italiana, ragazzi. Secondo me, ragazzi, Mattia Perin se la giocherà appunto a viso aperto per il posto titolare con Donnarumma. Sia in nazionale, sia la stessa cosa, ragazzi, farà al club della Juventus. Infatti, ragazzi, secondo me non è così scontato che Perin farà il secondo portiere a Szczesny. Infatti, ragazzi, potrebbe anche, che ne sappiamo, soffiare il posto titolare a Szczesny perché Perin ha le capacità. Comunque, ragazzi, secondo me la Juventus qui fa un colpo da 9, 9 e mezzo perché va a pagare Perin 12 milioni, ragazzi, e con i prezzi che ci sono oggi, 12 milioni, la Juventus ci si pulisce, possiamo dire, il culo. Cioè, veramente, ragazzi, la Juventus che va a prendere Mattia Perin, che è un top player in porta, forse il futuro della nazionale italiana, perché appunto è anche giovane, lo va a pagare 12 milioni. Tipo che adesso io mi vado a vendere Donnarumma a 20 milioni. Donnarumma per ora forse è valutato di più perché appunto è più giovane, però Perin, ragazzi, ha fatto vedere molte più cose rispetto a Donnarumma. Io ripeto, ragazzi, sono veramente sorpreso da questo colpo della Juventus perché l'hanno pagato 12 milioni, cioè chi si sarebbe mai aspettato che la Juventus andasse a pagare Perin 12 milioni. Con i prezzi che ci sono oggi, uno va a pagare Rui Patricio che fra un anno si ritira, lo va a pagare 30 milioni che sta facendo appunto adesso il Napoli. 30 milioni lo vai a pagare, oppure anche Leno. Cioè, secondo me, ragazzi, Perin è superiore sia a Leno che a Rui Patricio. Quindi, ragazzi, secondo me la Juventus qui fa veramente un colpaccio. Secondo me uno dei primi colpacci della Juventus, perché, ragazzi, secondo me quest'estate la Juventus farà un mercato da paura. Comunque, ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, di andarmi a seguire su Instagram, PaimetX-Official. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ciao.